Con l'ordinazione di Franco Manselle a 33° professo alla Congregazione Santissimo Crocifisso di Vittoria viene mantenuta viva una tradizione che si rinnova da secoli, che vuole invariato il numero dei 33 confrati. E come la storia racconta, furono i padri gesuiti che vollero che la congregazione fosse suddivisa in professi e novizi, e se il numero del secondo può variare, quello invece dei professi deve rimanere di 33. Quindi, quando per una qualsivoglia motivo il numero non è più quello stabilito in onore di Cristo, si deve procedere all'elezione del novizio più meritevoli fra gli anziani, questo considerandolo non solo sulla base dell'età anagrafica ma di quella di iscrizione. Lo ha spiegato lo stesso presidente della congregazione Vittorio Campo, ricordando anche le varie vicende storiche legate all'abito del confrate, che durante il Venerdì Santo in particolare è costituito da un mantello nero a ruota, corona di spine e libano. È l'abito più antico, si indossa solo per il rito di professione, rito ripristinato nel 1995 con la presidenza in Grau. E proprio con questo rito la congregazione ha accolto lo scorso 15 gennaio Franco Manselle, nuovo professo.